perché i quadrupli iniziano i primi 10, i primi 8 atleti cominciano a portarli tutti, quindi il livello tecnico è cresciuto molto. Abbiamo visto il punteggio per l'atleta olandese, inevitabilmente bassissimo, 35 e 28, e dunque comparsa la Q di qualifica anche per l'atleta russa Nicole Gosviani. Devo dire, come dicevamo anche prima con Franca Bianconi, che oramai non abbiamo più il conto di quante giovani russe stanno arrivando, perché ne presentano sempre una nuova. Addirittura questa atleta noi non l'avevamo mai vista, perché questo era il suo primo campionato ISU, quindi veramente si stanno preparando per Sochi. Ah beh, questo è poco senza dubbio, Sì, veramente. L'atleta rappresentante della Lituania, Inga Janulevičiūtė. Mi stanno mettendo a dura prova questi nomi. Inga Janulevičiūtė, complicatissimo, però anche per lei è stato complicatissimo fare questo short, perché l'abbiamo vista praticamente, Paolo aiutamela a spiegare, lei avrebbe dovuto fare la combinazione triple lutz doppio tolupo, avendo saltato la combinazione l'avrebbe dovuta recuperare poi col triple flip, invece non c'è riuscita, quindi le manca un elemento giusto di questo short program. Allora praticamente lei ha fatto il doppio axel, dopodiché il triple lutz lo voleva mettere in combinazione, non c'è riuscita perché è caduta, allora ha pensato di attaccare la combinazione dopo, ma anche il salto dopo non è riuscito a completare la rotazione e ha attaccato un giretto del tolu, ma non ha nessun valore perché sappiamo che non si possono eseguire altrimenti se non la combinazione di salti, e quello viene considerato una pseudo sequenza, quindi combo, e quindi perde il valore. Bravissimo. Ho cercato di spiegarlo in maniera più complicata possibile, qualcosa di semplice, mi dispiace. No, invece no, perché serve sempre di più ovviamente per chi ci segue da casa, come dico io faccio il ripasso, perché ogni volta che sono qui con Franca dico allora facciamo il ripasso, e poi le ho detto anche che certe cose non me le deve più dire del punteggio dei giudici, perché ieri ho avuto tipo un colpo durante la gara di Stefania Bertone-Ondraotra, perché c'è stata una chiamata che è stato dato un salto uguale a un altro che era già stato fatto con un livello 0, e invece c'era stato probabilmente un errore nella chiamata, e noi qui siamo stati praticamente pietrificati perché eravamo terrorizzati.
Quindi noi questo lo prendiamo un po' adesso con abbiamo un po' di paura, però è uno strumento utilissimo, perché vediamo man mano che voi ovviamente seguite un elemento, vediamo la chiamata e vediamo anche cosa sta succedendo. Sì, e colgo l'occasione per fare i miei complimenti a Stefania Ondra, perché oltre che storica, ma storico, ma è bellissimo tutto ciò che è successo ieri. E sono veramente felice per loro, e perché dopo tanto lavoro se lo meritano tutto, con tutto il cuore, sono veramente felice per loro. Sì, devo dire, hanno fatto veramente uno straordinario risultato in un podio che fa brillare ancora di più, secondo me, la loro medaglia di bronzo, proprio perché erano in un podio con due coppie straordinarie, i campioni del mondo, i vice campioni del mondo, insomma, non si sono andati a scontrare, no, con atleti. Poi non con 40-50 punti di differenza. No, bravo. Signor punteggio, quindi veramente chapeau a loro. E questo invece è il punteggio basso, davvero basso, per l'atleta rappresentante della Lituania, e a questo punto andiamo a vedere che si è qualificata anche l'atleta danese Anita Madsen.